Un buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale con cui apriamo una settimana che apre la fase 2. Oggi siamo ufficialmente nella cosiddetta fase 2, quella della ripartenza. Questa mattina molta gente in giro in Abruzzo, ma l'emergenza non è affatto terminata e nemmeno le limitazioni delle libertà personali. Nel servizio di Giuseppe Dintino, le regole a cui siamo obbligati. Inizia oggi la cosiddetta fase 2. È un Abruzzo diverso quello in cui ci siamo svegliati questa mattina. Traffico lungo le strade, persone a spasso e negozi aperti. L'emergenza però non è ancora superata e limitazioni delle libertà personali sono ancora imposte da governo, regioni e comuni. La regola principale è sempre quella di evitare gli assembramenti. Gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per motivi di lavoro o di necessità, ma si potrà far visita ai congiunti. Il Viminale specifica che per congiunti si intende coniugi, rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e affetti, anche se i criteri per determinare l'affinità tra due individui e l'importanza della relazione non sono assolutamente chiari. È possibile spostarsi da una regione all'altra solo per comprovate esigenze lavorative o di salute. Chi arriva in Abruzzo è tenuto a informare l'autorità sanitaria e a misurarsi la temperatura corporea quotidianamente, avvisando l'ASL in caso questa superi 37 gradi. Gradi e mezzo. Da oggi riaprono i negozi. In Abruzzo l'accesso alle attività commerciali è consentito ad una sola persona per famiglia. Riaprono anche i parchi, le ville e i giardini ed è ora consentita l'attività sportiva e motoria, senza più il limite della prossimità alla propria abitazione. Non sono però consentite le passeggiate, se non per recarsi in uno dei luoghi dove è possibile andare, come ad esempio in edicola o dal tabacchino. Continueremo anche ad indossare la mascherina. Questa è obbligatoria, fatta eccezione per i bambini fino a 6 anni, in ogni spazio chiuso accessibile al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, ma anche negli spazi aperti dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale, come ad esempio mentre si è in fila davanti al supermercato. Consentite anche le cerimonie funebri, ma esclusivamente per i congiunti e per un massimo di 15 persone, mentre le messe ordinarie per ora sono ancora bandite. Le misure adottate, si legge in una nota del Viminale, impongono di trovare un punto di equilibrio tra il primario obiettivo di salvaguardare la salute pubblica e l'esigenza di contenere l'impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. Sostanzialmente però la vita quotidiana è al momento limitata agli allenamenti, al produrre, al consumare, in una fase in cui la cosiddetta normalità sembra ancora un miraggio. Ripartiti oggi i lavori nei cantieri pubblici che erano stati appaltati dal comune di Pescara. Per l'assessore Luigi Alboremascia c'è anche il nodo della mobilità con l'avvio della fase 2. Assessore Mascia, ripartono i cantieri nella città di Pescara. Questo stop forzato che cosa ha comportato? I lavori che potevano essere già conclusi da qualche settimana rispetto sostanzialmente a quasi 2 mesi di stop avranno un ritardo. L'importante è che questi cantieri ripartano, io avrò un report sui lavori che possono ripartire oggi stesso, che sono ripartiti oggi stesso perché vanno fatte verifiche con i RUP, con i responsabili della sicurezza e con le imprese stesse per verificare se hanno tutte le condizioni necessarie secondo le disposizioni governative per poter ricominciare a lavorare. Da oggi inizia per Pescara, per tutte le città del nostro paese, una fase particolare perché sarà incentivato anche l'uso dell'auto privata. Ma veramente dovremmo disincentivare l'uso dell'auto privata. Intanto c'è un servizio di trasporto pubblico locale garantito da TUA, che è un'azienda che ha rivolto 1.000 premure, soprattutto al distanziamento personale, autobus che viaggeranno con non più di 10-15 persone, che avranno dei sistemi tracciati anche sia nelle fermate che sia all'interno degli autobus stessi, e con una filosofia essenziale che è quella di rendere più frequenti le corse, quindi meno persone, meno passeggeri, ma corse più rapide, anche con servizi espressi, per cui su questo continuiamo l'interlocuzione con TUA. Dall'altra parte, come dicevo, incentiviamo l'uso della mobilità sostenibile. Insomma, viviamo a Pescara, in una città sostanzialmente pianeggiante per gran parte e anche per chi abita nelle zone comunque collinari c'è sempre la bicicletta
non muscolare, quella a pedalata assistita, senza poi trascurare il fatto che di qui a qualche settimana disporremo anche di 500 monopattini a noleggio in città. Crediamo nella micromobilità, abbiamo fatto un gran lavoro per regolamentarla, adesso stiamo facendo un gran lavoro per un avviso pubblico che possa portare a Pescara appunto 500 dispositivi elettrici che non diventano solo un divertimento ma soprattutto costituiscono un valido mezzo ecologico e individuale di spostamento in città. E abbiamo parlato della fase 2 per quanto riguarda i trasporti, allora noi apriamo la nostra finestra proprio riguardo al trasporto pubblico locale. Io saluto e ringrazio dal buon pomeriggio al presidente di TUA Gianfranco Giuliante e a Paolo Renzetti che, Paolo, buon pomeriggio anche a te, prossemicamente sei ad un passo dal metterti quasi alla guida sostanzialmente. Esattamente Jacopo, buongiorno, un saluto come sempre ai nostri telespettatori, un ringraziamento particolare al presidente della TUA Gianfranco Grazie Giuliante. A voi. Grazie presidente per averci ospitato oltre che nella sede della TUA anche su questo autobus che è uno di quelli allestiti ovviamente con le nuove norme per quanto concerne il protocollo sanitario. Vogliamo innanzitutto spiegare insomma come state affrontando questa seconda fase e quello che è successo nella prima fase. Sì, allora intanto devo precisare che Jacopo non potrebbe guidare l'autobus perché gli autisti debbono essere separati rispetto a tutti quanti gli altri utenti del bus stesso. Il secondo dato è che oggi comincia quella che viene definita la seconda fase. In questa seconda fase ci sono alcuni adempimenti di natura soggettiva che quindi riguardano l'azienda, che sono esemplificati in qualche misura un po' da questo autobus con cartellonistica, con l'indicazione dei posti che obbligano tecnicamente al distanziamento sociale, con le mascherine che a questo interno tutti debbono portare, con dispenser per quello che riguarda la possibilità con il sanitizzante igienizzante e tutte quante quelle che sono una serie di prescrizioni che noi abbiamo inteso puntualmente attuare. C'era la probabilità di cui abbiamo dovuto tener conto che alla riapertura, facendo riferimento allo storico rispetto ai trasporti, è in una condizione in cui noi possiamo portare un numero di utenti nettamente inferiori rispetto al passato, ci potessero essere un qualche tipo di problema. Se ce ne sono stati veramente irrilevanti, nella misura in cui ciò che noi abbiamo inteso fare in termini di esordio è quella di predisporre una serie di servizi aggiuntivi pronti alla bisogna, per i quali l'autista, vedendo che in alcune fermate c'erano un numero di persone non compatibili con l'utilizzo dell'autobus, non si fermava avvertendo immediatamente una centrale che in automatico faceva sì ci fosse un autobus che raggiungesse quel servizio per poter fare in modo che tutto fosse diluito e senza particolari problemi. Presidente, noi siamo su questo autobus che è un autobus solitamente utilizzato per le tratte extraurbane Giulianova o Chieti, tanto per fare qualche esempio, un autobus che può trasportare normalmente e fino a due mesi fa trasportava fino a 90-100 persone. Sì. Da oggi questo autobus quante persone potrebbe trasportare secondo il nuovo decreto della Presidenza del allora, Consiglio? Allora, intorno alle 20-25 persone. Siamo sostanzialmente con un calcolo abbastanza semplice da fare. Un quarto della capienza. Un quarto normale. Della capienza. Un metro di distanza previsto dalla legge comporta che ogni soggetto occupi 3,14 metri sull'autobus. Quindi abbiamo fatto dei calcoli, normalmente ci si muove intorno al 20-25% dell'utenza possibile. Inutile sottolineare, Presidente, che questi due mesi sono costati alla TUA davvero tanto in termini economici, meno corse, pochissima gente sugli autobus, cassa integrazione e tanti altri problemi. Certo, non è un problema soltanto della TUA, è un problema del trasporto pubblico a livello nazionale, non è un caso che tutte quante le strutture pubbliche stiano vivendo lo stesso identico problema. Paolo, noi abbiamo in qualche misura. Io volevo
Io, perdoni Presidente, io volevo, sì, volevo farle una domanda, chiaramente da utente, anche se molto adesso molto meno, ma utente potenziale. Voi siete su un autobus di lunga percorrenza, però mi pare di capire, almeno così a logica, che quelli invece di piccola percorrenza, quelli urbani, dove c'è un maggiore ricambio di persone, siano quelle magari, non so, chiedo a lei, sottoposte ad un rischio superiore, proprio perché le persone salgono e scendono in continuazione, o no? Ci sono delle misure differenti per i due tipi di autobus? Assolutamente sì. Allora, facciamo una precisazione di natura tecnico-comunicativa. Noi siamo su un autobus che è quello che voi definite di lunga percorrenza, con un numero di metri maggiore rispetto a quelli che vengono utilizzati sulle tratte urbane. L'abbiamo fatto fondamentalmente per consentire a voi di avere lo spazio e le modalità di gestione di questo collegamento. Gli autobus che vengono utilizzati su Pescara sono autobus che mediamente possono portare dalle 12-13 persone, perché hanno sostanzialmente 30-35 metri quadri di utile da poter utilizzare per portare gli utenti. Ecco, le chiedo... E quindi naturalmente sì, c'è maggior ricambio. Certo. Uno dei problemi che si pongono proprio per ragioni connesse al fatto che sugli autobus urbani ci possano essere 12-13 persone riguarda la necessità che ci sia del controllo a bordo. Scendono più spesso, ci sono possibilità che alcuni soggetti vogliono salire, nonostante se salissero tutti si potrebbe superare il numero dei trasportabili, e quindi c'è un problema correlato al controllo e alla necessità di bloccare queste situazioni, che riguardano proprio uno dei problemi fondamentali del trasporto pubblico oggi in Italia, perché non è pensabile che il personale tuo, che non è giuridicamente non ha i titoli per poter sanzionare un comportamento non adeguato, possa intervenire in questa situazione, così come non è pensabile, per ragioni connesse al buonsenso, che si possa chiedere alle forze dell'ordine di fare questa attività, perché altrimenti verrebbero distolte da quello che è il normale lavoro che debbono svolgere sul territorio. Presidente, io le chiedo, questa mattina probabilmente siamo ancora in corso d'opera, ma probabilmente una specie di feedback del numero di utenti, se è quello che ci si poteva aspettare, insomma, che sensazione avete avuto? Le persone, scattata la fase 2, si sono già sentite pronte a riprendere il trasporto, a fidarsi dei trasporti pubblici, oppure magari c'è qualche reticenza, i numeri sono bassi? Beh, diciamo che siamo proprio al primo giorno e alle prime ore. C'è comunque un aumento dell'utilizzo del mezzo privato, ciò non di meno la propensione all'utilizzo del mezzo pubblico continua ad esserci. Certo, le condizioni per le quali in questa fase si potrà viaggiare creano sia per l'utenza sia per i gestori una serie di problemi che per affinamenti successivi siamo sicuri andremo a risolvere. Presidente, una considerazione adesso, una domanda che arriva da un comunicato uscito poco fa dei sindacati FILT CGL, FIT CISL e UIL Trasporti e FAISA CISAL, che parlano del trasporto pubblico locale ai tempi del Covid e parlano di una falla evidente all'interno del servizio del trasporto pubblico locale di Tua, citando un caso che è avvenuto nei giorni scorsi. Un operaio Sevel è arrivato febbricitante nello stabilimento, a questo operaio è stato impedito l'accesso a Sevel, ma chiaramente non impedito di salire su un autobus. Ecco, che cosa si sente di rispondere? Ma intanto la persona che ha avuto questo malore, che era febbricitante, non ha utilizzato un mezzo della Tua, quindi noi siamo stati, se questo era il senso, chiamati in causa in maniera assolutamente grossolana. Io ho letto con una qualche attenzione il comunicato dei sindacati e devo dire che nonostante stia cercando di approfondirlo, ho cercato
di capire le ragioni di un atteggiamento che non trova nessun tipo di riscontro nei dati di realtà. Noi abbiamo applicato pedissequamente tutti quanti quelle che sono le normative che ci venivano imposte. Il numero delle corse che abbiamo potuto fare durante i primi mesi erano tutte quante indicate sia a livello nazionale che a livello regionale da decreti legge che stabilivano di volta in volta l'abbattimento di quello che doveva e poteva essere il trasporto pubblico locale, anche alla luce del fatto che, come era evidente a tutti, nel primo periodo, nei primi mesi, l'utilizzo dell'autobus da parte di persone che non potevano uscire era assolutamente irrisorio. Ho letto poi che la TUA in qualche misura indica a livello regionale quelle che possono essere delle linee strategiche. Onestamente io credo che la necessità o la possibilità di relazionarsi tra l'ente regione e una società controllata al 100% dalla regione stessa sia un dato oggettivamente inequivoco. Quindi non riesco onestamente a capire bene qual è la logica di questi appunti che, se letti con una qualche attenzione, denunciano più un retropensiero di 68 in ritardo che di persone che si dovrebbero oggettivamente occupare di quelle che sono le problematiche sia dei lavoratori all'interno della TUA sia degli utenti per quello che riguarda il servizio pubblico locale. A proposito, Presidente, di un passaggio, uno dei passaggi di questo comunicato, in sostanza i sindacati dicono: beh, l'emergenza Covid è stata sfruttata da TUA non tanto per ragioni di sicurezza ma quanto per risanare il proprio bilancio. Allora, è semplicemente folle. Nel momento in cui tutto il trasporto pubblico a livello nazionale denuncia la possibilità di una debacle, i bilanci saranno assolutamente in rosso, tutto quanto quelli che erano i ricavi previsti sono stati inevitabilmente abbattuti e stiamo parlando di diversi milioni di euro. Nel momento in cui alla TUA, come a tutte le aziende del trasporto pubblico, si chiede investimenti importanti per quello che riguarda la necessità di le necessità di questo nuovo periodo, faccio riferimento a tutte quante quelle che sono le sanificazioni negli uffici, al ridisegno, noi abbiamo doppi turni, quindi con persone che utilizzano l'azienda a fasi alternate. Nel momento in cui stiamo comprando tutta una serie di attrezzature che dovranno servire per la verifica all'ingresso dell'azienda di soggetti che potrebbero avere qualche linea di febbre e via di seguito, nel momento in cui stiamo valutando che gli investimenti potrebbero arrivare a circa 2 milioni per fare un piano complessivo con le app per la comunicazione che dobbiamo ai nostri utenti, ci si viene a dire che in una condizione di questo genere l'azienda stia pensando ad arricchirsi. Poi ci sarebbe anche da precisare che noi non siamo un'azienda pubblica. Se da un punto di vista puramente teorico stiamo parlando, lo ripeto, di follia, l'azienda del trasporto pubblico locale avesse stranamente degli utili, cosa che non è mai successo, questo sarebbero utili degli abruzzesi, non utili di una società privata. Quindi è una filosofia assolutamente maldestra che onestamente non riesco a comprendere quali possano essere le ragioni. Grazie Presidente, io le auguro un buon lavoro da oggi in poi, insomma speriamo che il trasporto pubblico locale abruzzese possa dare una mano ai tanti che oggi, molti sono quelli che mettono di nuovo fuori il naso fuori dalla porta di casa. Buon pomeriggio e grazie ancora, grazie anche a Paolo Renzetti. Una situazione difficile. Grazie a voi. Grazie, linea allo studio. Grazie a Paolo Renzetti e al presidente di TUA Gianfranco Giuliante. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. L'assessore regionale Mauro Febo punta il dito contro il governo, colpevole a suo dire di aver generato confusione sulle riaperture, e conferma che l'Abruzzo è al lavoro per procedere alle riaperture di centri estetici e parrucchieri. Regione Abruzzo al lavoro per garantire al più presto la riapertura di attività che sono rimaste chiuse anche con l'avvio della fase 2. In particolare centri estetici e parrucchieri restano sotto la lente d'ingrandimento. Siamo in attesa, perché così ci è stato assicurato, che tra mercoledì massimo giovedì uscirà il protocollo nazionale sulle misure di salvaguardia, e noi abbiamo già un protocollo che stiamo verificando con altre regioni. Proprio stamattina parlavo con il collega delle Marche,
parte che anche loro diciamo sono in linea con quello che vogliamo fare noi per il 18. Stiamo verificando i due protocolli in attesa di ulteriori diciamo indicazioni. Così la stessa cosa faremo per il bar, la stessa cosa faremo per la ristorazione. Di concerto con l'assessore Campitelli, la regione mantiene l'iniziativa sul fronte balneatori. La stagione è alle porte e dovrebbe ripartire il 1° giugno. Incontri in settimana sono comunque in agenda. Fine settimana convocheremo una riunione importante con i sindaci e con la capitaneria di porto per vedere se alcune nostre idee, se alcune nostre iniziative possono essere o magari quelle che ci vengono proposte dai sindaci che già stanno anch'essi lavorando sui vari territori possono collimare con quelle che sono le esigenze anche della capitaneria di porto, che comunque è quella che poi farà i controlli e dovrà garantire la sicurezza sulle spiagge. Febbo poi torna sulle polemiche del 1° maggio e le persone che si sono riversate sulla riviera di Pescara. Dalle notizie che vediamo è successa la stessa cosa, anzi se non peggio, a Bari. Ho visto immagini molto più brutte a Roma. Devo dire che però anche diciamo, il comportamento di un governo nazionale che anticipa alcune iniziative, prima il 27 aprile, poi il 4 maggio, poi l'11 maggio e poi il 18, poi improvvisamente il 26 si fa una conferenza stampa dove si dice fermi tutti, si comincia il 1° giugno, anche questo disorienta, anche questo crea quell'attesa che poi sfoga in cose che magari non vanno bene. Oltre 10.400 mascherine provenienti dalla Cina sono state sequestrate dagli uomini della Guardia di Finanza di Teramo poiché sprovviste di marcatura CE. In due attività di Mosciano Sant'Angelo ed Atri, a Mosciano, i finanzieri della compagnia di Giulianova hanno eseguito un accesso presso una società dove hanno rinvenuto e sequestrato la quasi totalità delle mascherine chirurgiche sprovviste di marcatura CE e di attestato di conformità, nonché di altra documentazione idonea a certificare correttamente il prodotto quale dispositivo medico, non avendo altresì formalmente interessato l'Istituto Superiore di Sanità. All'amministratore unico della società è stata elevata una sanzione amministrativa. Ad Atri invece i militari della tenenza di Roseto degli Abruzzi hanno sequestrato presso un negozio cittadino delle mascherine chirurgiche messe in vendita singolarmente in violazione dell'articolo 1,1 dell'ordinanza 9 del 9 aprile del commissario straordinario per l'emergenza da Covid-19. Il trasgressore è stato segnalato all'autorità giudiziaria per violazione all'articolo 650 del codice penale. Teramo riparte, la città torna a popolarsi di gente. Il sindaco Gianguido D'Alberto riapre mercati, cimiteri e parchi con l'obbligo della mascherina anche all'aperto. Sospese e differite le tasse e le imposte comunali. Tania Bonnici Castelli. Teramo riparte. Dopo 2 mesi di lockdown si cerca lentamente di ritrovare abitudini di normalità nel rispetto delle regole. Conforta la riapertura dei bar, anche se solo per asporto. Primo giorno della fase 2. Teramo si risveglia, si ripopola. Tutti con la mascherina? Tutti o quasi. Già, le mascherine. Le mascherine andrebbero indossate anche all'aperto. È un obbligo per tutti se non è possibile rispettare le distanze di sicurezza. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ha emanato una specifica ordinanza contenente misure da adottare in questo periodo sul territorio comunale. Riapertura degli spazi della Villa Comunale, del Parco Fluviale, Tordino e Vezzola e dei giardini pubblici comunali, con obbligo di mascherina. Ripartenza delle attività dei mercati settimanali, di generi alimentari, ben riposizionati, riapertura del cimitero monumentale di Cartecchio e dei cimiteri frazionali. Quello che manca davvero ai teramani è comunque la convivialità, lo stare insieme, a pranzo, a cena, lo storico circolo cittadino, per esempio, è chiuso ormai da 2 mesi, dovendosi attenere alle indicazioni dei ristoranti. Cosa le è mancato principalmente in questi 2 mesi? Sembrerà strano, ma le stupende cene al Circolo della Mano del grande Donato Patel erano delle cose alle quali mi ero abituato e devo dire che, visto il livello della cucina altissimo, e adesso non si possono fare più, chiaramente questa cosa mi manca parecchio. Il circolo cittadino, naturalmente, già siamo sofferenti perché provenienti dalla vecchia istituzione del vecchio circolo Teramano, siamo in una sede provvisoria, siamo cercati di ripartire dopo il terremoto e sinceramente il Covid ci ha spiazzati, diciamo, perché
lì c'era la convivialità, c'era l'amicizia, che oggi purtroppo sono cose che non si possono fare più. Aspettiamo questi nuovi provvedimenti, dopo aver sanificato tutto e mettere il locale in agibilità sanitaria, speriamo di poter rifare la cena, come diceva l'amico messaggero, io sono in prima linea. Intanto il Comune di Teramo ha già adottato misure sulla sospensione e il differimento di tasse e imposte, sia per le famiglie che per le attività produttive. Tamponi e responsabilità sanitaria sono scogli che al momento frenano la ripartenza dei cantieri edili all'Aquila. La stessa ANCI Abruzzo, con il suo presidente Antonio Dintino, chiede più certezze rispetto alle indagini e ai tamponi che riguardano le 5.000 maestranze che operano nei consorzi della ricostruzione. Ascoltiamo il parere di un consulente. Le principali difficoltà che si troveranno ad affrontare i datori di lavoro sono relative principalmente al fatto che le ordinanze sono state emesse in maniera forse un po' tardiva, il 30 aprile, e che comporteranno numerosi costi alle aziende, sia per fare i tamponi e sia per adeguare i cantieri e le sedi a tutti quelli che sono i protocolli, al protocollo che inoltre appunto anche l'aspetto formazione, informazione e il rispetto sistematico delle procedure di sicurezza sarà molto difficile rispettare tutti i dipendenti. Parliamo della vicenda Rigopiano adesso, perché l'avvocato Romolo Reboa, che nel disastro Rigopiano difende 4 famiglie, ha inviato una lettera al presidente del Tribunale di Pescara chiedendo di prendere in considerazione la possibilità di trasferire le prossime udienze del maxi processo all'interno di uno dei palazzetti dello sport della città, il Pala Giovanni Paolo II, il Pala Elettra 2 o il Pala Rigopiano, così da rispettare le nuove norme del distanziamento sociale. Questo tipo di soluzione fu la soluzione scelta per il processo della nave di Costa Crociere. Stefano Recanati. Una lettera destinata al presidente del Tribunale di Pescara, Angelo Mariano Bozza, riguardante alcune considerazioni sui quali potrebbero essere i problemi al ritorno in aula per il processo Rigopiano, è stata inoltrata nei giorni scorsi dall'avvocato capitolino Romolo Reboa, che in questa lunga battaglia assiste 4 familiari. Nella lettera di 5 pagine l'avvocato ha chiesto in sostanza la possibilità di utilizzare altre strutture, come accaduto per il disastro della Costa Crociere a Grosseto, tramite accordo tra amministrazioni pubbliche, per il quali il Ministero della Giustizia mette a disposizione dei fondi al Presidente del Tribunale, il quale li amministri in una convenzione con il Comune per portare avanti il processo che potrebbe riprendere, sempre nel rispetto delle distanze sociali, il 10 luglio prossimo. Noi sappiamo che questa udienza non si potrà tenere, perché lo sappiamo benissimo, perché abbiamo visto, siete stati tutti quanti all'interno di quell'aula, già non c'era spazio per starci tutti dentro e quindi io mi sono posto il problema di affrontarlo prima, se no facciamo come la valanga, diventa una nuova valanga e noi non vogliamo che sia una nuova valanga. A Grosseto il presidente del tribunale ha affittato un cinema e il processo si è celebrato in una velocità che il processo della Costa Concordia è già finito. Allora ho cercato di fare un lavoro, mi sono messo a cercare cosa c'era a Pescara, anche in questo momento in cui lo sport è fermo, e mi sono accorto che ci sono 3 palazzetti dello sport che sono destinati, sono di proprietà comunale. Il processo, si rende conto, in questa maniera potrebbe essere rinviato persino al giorno dopo, perché non ci sarebbe il problema di chi deve occupare quell'aula, ci sarebbe la possibilità di andare avanti salvo il problema delle risorse del personale. Nella lettera l'avvocato Reboa non si è preoccupato solo dei familiari da lui difesi, ma anche dell'imputato, che probabilmente in questi anni sta portando su di sé il peso dell'accusa, anche se innocente, visto che, aggiunge l'avvocato, la giustizia è un bene di tutti. Pensa a un imputato condannato e che fosse condannato a 5 anni di carcere che gli deve scontare. Bene, a oggi, se deve scontare 8 anni di processo anche, farebbe 8 e 5 che diventano 13. E non avrebbe la possibilità di pagare il proprio debito. E io mi auguro che con un ministro della giustizia che è un avvocato, con un sindaco che è un avvocato, con l'aiuto di tutti quanti, la collaborazione di tutti quanti, solamente faremo sì che questo processo ci celebri. A luglio faremo un anno
che abbiamo iniziato una udienza preliminare. Il dottor Sant'Andrea, il giudice, ha messo un impegno grande per quello che sono le sue risorse, ma se è un uomo solo che vuole celebrare il processo, è impossibile farlo. Parliamo di sport adesso. 16 giocatori del Pescara sono tornati ad allenarsi quest'oggi al Delfino Training Center, che è stato riaperto dopo la circolare emanata dal Viminale. Ma resta comunque difficile la ripartenza dei campionati di calcio. Andrea Costantini. 16 giocatori del Pescara sono tornati ad allenarsi al Delfino Training Center, che stamani ha riaperto i battenti per consentire sedute nelle forme previste dalla legge. La decisione è stata presa ieri dalla società alla luce della circolare pubblicata nella tarda mattinata dal Ministero dell'Interno, che ha fatto chiarezza, tra le altre cose, sul comportamento da tenersi per gli atleti di sport di squadra. Anche per loro da oggi è possibile riprendere gli allenamenti all'interno di strutture non solo pubbliche ma anche private, come appunto un centro sportivo, sedute da svolgere in forma individuale col divieto di assembramento e mantenendo un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Così la Pescara Calcio ha riaperto il poggio, mettendolo a disposizione dei suoi tesserati per allenamenti individuali sul campo e in palestra agli ordini dei soli preparatori Cantarini e Petrarca. Sono sedute facoltative, nel senso che i calciatori non sono obbligati a recarsi al poggio e chi decide di non andare può continuare ad allenarsi in forma privata nei pressi della propria abitazione all'aperto. I tesserati che utilizzano il Delfino Training Center, 16 come detto, sono stati suddivisi in più gruppi per rendere compatibili le sedute individuali con gli spazi presenti. In casa Teramo invece resta chiuso il Bonolis e i giocatori di Cetteo Di Mascio possono continuare a lavorare e mettere in pratica le indicazioni dei preparatori nell'abitazione o negli spazi all'aperto. L'apertura concessa dalla circolare del Viminale non è però sinonimo di ripresa certa dei campionati. Venerdì prossimo ci sarà una tappa fondamentale con il Consiglio federale, nel quale le leghe porteranno le loro proposte e le osservazioni circa ipotesi di ripartenze, ma anche di applicabilità o meno del protocollo sanitario, che resta un nodo cruciale, specie per i club di Lega Pro e di Lega Nazionale dilettanti, che lo vedono come una montagna insormontabile. Protocollo sanitario che peraltro deve essere ancora validato e le interlocuzioni tra il Comitato Tecnico Scientifico e il Comitato Medico della Federcalcio proseguono per superare le debolezze del documento inizialmente approntato. Gli spifferi che arrivano dal governo non vanno nella direzione della riapertura del calcio. Ieri Repubblica ha rilanciato una indiscrezione secondo la quale il Premier Conte mercoledì è pronto a firmare per lo stop ai campionati, come fatto dal governo francese. In serata, messaggio su Facebook del ministro Spadafora: leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato, gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del campionato per ora non se ne parla proprio, ora torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi che devono riaprire al più presto. Frasi cui ha risposto in maniera piccata stamani nel corso della trasmissione L'aria che tira sulla 7 il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Spadafora può dire la sua opinione ma non è il padrone del calcio. Credo che il Parlamento debba riunirsi e decidere. A mio avviso il campionato deve ripartire, ha proseguito Renzi. Ci sono interessi enormi che si muovono dietro questa vicenda. Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube e anche sul sito web www.tv6.it, oltre che sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con il telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.